Ciao a tutti ragazzi e bentornati su TechVape. Prima di continuare il video mi raccomando attivate la campanellina, seguiteci sui social, i Telegram, Instagram, bla, 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 che bla, cazzo vi pare. Airworld Seal ci ha mandato degli aromi di Flacky Flava e ne parleremo. Due puntate, i primi tre. Da 30 ml totali, con cui ci ricaverete 120 ml finali nicotizzati, se li volete nicotizzare. Parliamo prima di tutto dello strawberry, quindi fragola. Strawberry Grenade, che è questa fragola malesiana, perché i ragazzi di Fucking Flava Fan sono malesiani, che dovrebbe essere leggermente fresca. Sa più di caramella la fragola. Non fragola fragola. La fragola è difficile da generare, però sì. Non è una fragola che sa di chimico. No. Ma bensì delle caramelline, quelle lì dure, la fragola. Sì. Che tutti quanti siamo abituati. Ci sento anche un po' di latte. No. Lo so che non c'è latte, però. È solo frutta. È morbida. Ragazzi, mi hai sbavicciato tutte le box. Guarda. L'aroma che si sente effettivamente è quello di fragolina. Nelle caramelline, quelle dure che voi mangiate. Fresca, molto fresca, perché comunque è un malesiano. Sembra ci sia proprio la colata dietro. Buona. Diciamo che d'estate ci starebbe benissimo, ma anche d'inverno, perché non stucca. No, però ho vinto un liquido buono. Veramente buona. Non è troppo dolce, non è troppo aspra. No. Hanno trovato un bel mix per fare una fragola dolce, a caramella. È dolce. Aroma al limone. Dovrebbe essere una limonata. Assaggiamo, peschiamo dal barile. Ho pescato subito il limone. Questo non è quello. Odore sa proprio di limonata. Sì. Sentiamo un po'. Sa anche un po' frizzantina. Dito. Buona questa. Avete presente quelle caramelline, le frizzi? Quelle sì. Che mettete in bocca e frizzano al limone. Con quella patina zuccherina in cima. Sì. Non c'è, perché sì. Non c'è. Però ricorda molto. Assaggiamo questa limonata malesiana. Invece la svapata ricordano molto le caramelle sempre al limone. Qui sono proprio puntate a fare la caramella proprio al limone, perché è quella. Ho vinto un altro liquido. Se buono. Vi piacciono le caramelline al limone, quelle dure, che si trovano negli uffici, nelle reception, non sa proprio di limonata, ma è fresca. Ho vinto un altro liquido, vai. Non ci disgusta proprio per nulla. Mango, sempre 30 ml. Io sono fissato con il mango, quindi mi deve piacere per forza. Andiamo all'assaggio del mango. Vi ricordo che dovete far trascorrere 24-48 ore per avere un aroma ottimale. Questi sono stati fatti in 24 ore e sono già forti. Allora, è come l'orni mango. Anche se meno non fresco. Volevo dire meno fresco, però è più buono. Vi ricordo che di orni mango, al momento, c'è la versione italiana, l'aroma. E sì. A me non ha fatto impazzire. No, a me ha fatto cagare comunque anche a me. Non sapeva veramente di orni mango e quindi... Sapeva di gasolio. Questo mango ricorda vagamente la versione della Orniflava, non è colada pura come l'Ornimango, è meno fresco. Meno fresco, più dolce, sì, molto più maturo, più dolce. Senti più maturo. Sì. Non sa di chi. Allora, non è come l'Ornimango, che cioè l'Ornimango per caputana ti stasava i polmoni, sì, in una maniera atroce. Questo è molto più delicato, molto più, anche se è fresco, È fresco, ma non distrugge i polmoni. È molto è buono, nonostante tutto che a me i fruttati non piacciono e il mango, anche se è una abbiamo provato vari manghi a destra e a sinistra. Diciamo che questo è il miglior mango che io abbia provato, sì, dopo l'ornimango. Ovviamente deve piacere la concezione dell'ornimango. Non è un mango normale, è un mango maturo malesiano. E porco Giuda, tra i tre secondo me è il migliore al momento. Perché? No, a me è piaciuto molto di più sia la fragola che il limone. Però questo, magari per i tuoi gusti, forse è il migliore per i tuoi gusti. Vabbè ragazzi, ringraziamo Airworld Seal, in descrizione avete Airworld Seal e tutti i recapiti di Fucking Flava. Non ci resta a vederci al prossimo video dei tre aromi che mancheranno e più altri video.